Quarto mistero della gloria, l'assunzione di Maria in cielo, dalla prima lettera ai Corinzi. Cristo è veramente risuscitato dai morti, primizia di risurrezione per quelli che sono morti. Infatti per mezzo di un uomo è venuta la morte e per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione. Come tutti gli uomini muoiono per la loro unione con Adamo, così tutti risusciteranno per la loro unione a Cristo. Ma ciascuno nel suo ordine. Prima Cristo, che è la primizia. Poi, quando Cristo tornerà, quelli che gli appartengono. Da Maria. Forse sarei curioso di sapere che cosa abbia fatto dopo la discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo. Ti accontento dicendoti che vissi come avevo vissuto fino allora. Certo, non c'era più Gesù da guardare, da seguire, ma c'era Gesù ora da far vivere in me. Prima potevo allontanarmi da lui perché viaggiava, si muoveva molto da un luogo all'altro. Ora Gesù stava sempre con me. Lo sentivo tanto vicino a me. Vivevo con lui come prima di iniziare la sua missione. Non era una presenza fisica, ma per questo non meno reale e viva. Quante cose avevo appreso da lui. Le cose che gli avevo insegnato da piccolo, ora me le ripeteva, completandole con la sua sapienza, e mi lasciava incantata. Vedevo tutto sotto un'altra luce. Lo sentivo. Sentivo i suoi insegnamenti, rivivevo con lui le pene e le gioie della vita. I giorni passavano e stavo nella casa di Giovanni che mi raccontava i prodigi che il Signore compiva per mezzo dei suoi discepoli. Godevo con lui, godevamo insieme quella presenza misteriosa e soave che riempiva la nostra casa e riempiva soprattutto la nostra preghiera. Com'era bello pregare. Molto tempo lo passavo col pensiero rivolto a Dio, al mio Gesù. Spesso parlavo di lui con Giovanni, con gli altri, ma mi piaceva molto starmene appartata e silenziosa, perché nel silenzio mi sembrava sempre di sentirlo più vicino. Una vita serena. Non mancavano le consuete tribolazioni, che però passavano come una nube attraverso la quale riuscivo sempre a vedere Gesù. Lui continuava ad essere tutto per me e mi davo agli altri, ai suoi discepoli, ai nuovi credenti, come se mi fossi data a lui. L'amore per lui ora si diffondeva e si irradiava sugli altri, un amore che cresceva sempre di più. Poi un giorno mi addormentai e fui risvegliata da lui, il mio Gesù. Fu lui che mi portò in alto con sé. Mi assunse con sé nel suo regno. Non posso dirti altro perché non potresti capire. Devi aspettare. Quando verrai anche tu dove mi trovo, io vedrai, capirai, godrai. Oggi lasciati guidare da me. Ti porterò io, quando sarà giunta la tua ora, vicino a Gesù, in quell'eternità di gloria che lui ti ha destinato. Lascia che oggi ti tenga per mano nella tua vita, fidati di me. Continua a pregare Gesù per mezzo mio, anche quando ti sembra di non averne bisogno. Prega. Nella preghiera ti farò gustare fin da adesso qualcosa di quella felicità che già godo io.